Buonasera telespettatrici, buonasera telespettatori, benvenuti a Tu per Tu, speciale referendum. Ad inaugurare questa prima puntata delle quattro che l'Estense si dedicherà ad approfondire le ragioni del sì e le ragioni del no al referendum costituzionale che ci chiama tutti al voto il 4 dicembre prossimo, questa sera sono due giovani, diciamo, rappresentanti del ceto politico nazionale. Per le ragioni del sì, Luigi Maratin, consigliere economico del Presidente del Consiglio. Per le ragioni del no, Vittorio Ferraresi, deputato del Movimento 5 Stelle. Ma sentiamo la presentazione, un pochino, cerchiamo di conoscervi un pochino più da vicino. Grazie a Stefano Ravaioli. Buonasera anche da parte mia. Dunque, Luigi Maratin è nato nel 79, è laureato a Ferrara in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, poi ci sono stati un master in Gran Bretagna e un dottorato a Siena, è ricercatore del Dipartimento di Economia dell'Università di Bologna, è un renziano, politicamente è un renziano della prima ora sostanzialmente, è stato assessore al bilancio del Comune di Ferrara nella prima giunta Tagliani, dal 15 settembre 2014, come diceva Daglia, è consigliere economico della Presidenza del Consiglio. Vittorio Ferraresi invece ha 29 anni perché è nato nell'87 a Cento e laureato in giurisprudenza con una tesi di diritto processuale penale focalizzata sul tema dei reati ambientali. L'attività nel Movimento 5 Stelle per lui è iniziata nel 2008 nei grilli estensi di Ferrara, poi ha proseguito dal 2010 a Finale Emilia. Nel 2013 è stato eletto deputato al Parlamento appunto per il Movimento 5 Stelle. È componente del capogruppo della seconda commissione, la Commissione Giustizia, dal 7 maggio del 2013. Prima di entrare nel vivo, diciamo, dei contenuti di questa riforma costituzionale su cui siamo chiamati ad esprimerci con il referendum, lo ricordiamo, confermativo, per il quale non c'è bisogno di quorum e quindi vince la maggioranza dei votanti che si è espressa per il sì o per il no. Noi vorremmo chiarire, come dire, alcune espressioni anche che sono usati proprio nella formulazione del quesito referendario. Allora, prima cosa, leggiamo il quesito referendario, Stefano. Così si dimostra anche che sono capace di leggere. Approvate voi, questo è il quesito, approvate voi il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, soppressione del CNEL e revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 aprile del 2016, questo è il quesito. Ci sono diversi temi all'interno ed è stato oggetto anche di un ricorso, il fatto che ci sia in un unico quesito diversi temi. Il ricorso è stato rigettato proprio poco tempo fa dal giudice civile del Tribunale di Milano, ma noi non entreremo, diciamo, in queste vicende. E invece, dicevo, partiamo, si parla di legge costituzionale. Allora, la prima domanda che io faccio a tutti e due è: che cosa è la Costituzione? Perché da molti anni si parla di riformarla? E se oggi c'è questo bisogno, se c'è, quindi perché una riforma, o se non c'è, e quindi perché il no ad una riforma della Costituzione. Partiamo da sì, le ragioni del sì, va bene? Sì. La Costituzione è la nostra legge fondamentale, la carta che regola il funzionamento della vita civile, dei nostri valori in cui crediamo e delle istituzioni. La prima parte è quella che definisce i valori che ci rendono italiani, non viene toccata dalla riforma. La seconda parte, quella che definisce le nostre istituzioni pubbliche, come funzionano, invece è quella che viene toccata. Perché la tesi è molto semplice: quelle istituzioni furono disegnate quasi 70 anni fa, in un contesto molto diverso da quello attuale, ma il contesto di oggi è diverso anche da quello di 20 anni fa, per essere molto chiari. Quindi le istituzioni, come tutte le cose, non sono pezzi immutabili, sono variabili che si adeguano al contesto storico. Noi siamo l'unica repubblica parlamentare al mondo, a parte la Romania, ad avere il bicameralismo perfetto, che dopo spiegheremo bene cos'è. Quindi da quel punto di vista, in generale dal funzionamento delle nostre istituzioni, cosa fa lo Stato e cosa fanno le regioni, o semplicemente la riduzione del numero dei parlamentari, far funzionare le nostre istituzioni con costi inferiori, sono tutte esigenze che sono sentite per come è fatta la nostra società oggi nel XXI secolo e che 70 anni fa, per mille ragioni, uscivamo da una dittatura, era una situazione italiana particolare, cerniera fra est e ovest, fra nord e sud, era un'epoca sideralmente diversa. Ora abbiamo bisogno di adeguare le nostre istituzioni così come adeguiamo tutti i giorni noi nella nostra vita le nostre cose, come adeguiamo il mercato del lavoro, come adeguiamo l'università, la ricerca, la scuola. Perché semplicemente le istituzioni non sono, suppellettili da tenere in un museo, ma sono
strutture che una società tramite la Costituzione si dà per far funzionare meglio la vita pubblica, per rispondere più prontamente ai bisogni dei cittadini e per aumentare la partecipazione democratica dei cittadini alla vita collettiva. Tutte queste sono cose che la riforma costituzionale fa. Ecco, allora Ferraresi, che cos'è la Costituzione? Se vuole aggiungere qualche parola, diciamo, di precisazione, se c'è oggi questo bisogno di intervenire per cambiarne alcune parti, quelle che diceva, quelle che riguardano soprattutto la parte seconda, diciamo, della Costituzione, cioè il funzionamento della macchina dello Stato. Tanto per integrare ovviamente le parole di Marattin, direi che la Costituzione tutela i nostri diritti fondamentali e quindi è importante dirlo che passa il tempo, ma i diritti che sono contenuti al suo interno non passano mai, anzi sono sempre più spesso calpestati. Si dovrebbe attuarla, si dovrebbe valorizzare quei diritti, si dovrebbero rendere attuali in questo momento, quello che già non succede a Costituzione vigente. Figuriamoci con una riforma costituzionale che andrà a rafforzare i poteri di quel governo che in questo momento li sta calpestando. Secondo noi la riforma non va nella direzione giusta. Io credo che un cambiamento, io sono per il cambiamento, però non voglio cambiare in peggio. La nostra Costituzione è una Costituzione giovane rispetto a quella di tanti altri stati, è già stata modificata, quindi modifiche in questo senso sono già state fatte e quindi io non credo che vada modificata, ma vada semplicemente applicata. Chi in questo momento vuole modificare la Costituzione vuole semplicemente condonare le proprie responsabilità di fallimento di gestione del Paese su una carta che garantisce i diritti di tutti. In questo momento quindi non è da modificare la Costituzione, ma l'atteggiamento e il comportamento di chi governa il Paese, perché la Costituzione è lo scheletro su cui appunto poggiare i diritti, le libertà, la democrazia del nostro Paese. Quindi molto importante, sono già state fatte alcune modifiche, altre potrebbero essere fatte a nostro avviso, implementando e rafforzando i poteri e i diritti dei cittadini, sicuramente non rafforzando i diritti dei partiti politici o del governo. Ecco, naturalmente riforma della Costituzione per come viene affrontata dalla legge di riforma voluta dal governo, su cui saremo chiamati a pronunciarci, significa per una parte molto importante, come dire, superare, lo dice il quesito, superare il bicameralismo paritario, che è appunto il rapporto tra Senato e Camera dei Deputati. Allora proviamo a chiarire che cosa significa e a chiarire se è necessario oppure no superare questo bicameralismo paritario. Però partiamo da Vittorio Ferraresi. A mio avviso no. In questo momento l'articolo 70 ci dice che, diciamo, il potere legislativo, il potere di fare le leggi, diciamo, che è dato dalla Costituzione al Parlamento, l'organo sovrano per fare le leggi, viene esercitato, diciamo, dalle due Camere in maniera uguale. Vuol dire che una legge approvata alla Camera deve essere approvata con lo stesso testo anche al Senato. Vuol dire che ci sono delle modifiche e deve ritornare indietro per essere approvata in egual misura. In questo momento quindi il bicameralismo è questo, è dare all'organo legislativo, cioè al Parlamento, tra Camera e Senato, la facoltà di produrre leggi che devono uscire ovviamente uguali. Questa riforma non supera il bicameralismo, il Senato rimarrà in piedi con tutti i suoi costi, a parte quello minore dell'indennità dei senatori, i rimborsi esentasse, rimarranno tutti i privilegi, rimarranno ovviamente anche le immunità parlamentari che andranno a consiglieri regionali e sindaci e oltretutto rimarrà ancora per 16 materie la facoltà del Senato di legiferare nella stessa maniera in cui legiferava prima. Si parla di diritto di famiglia, si parla legge elettorale, si parla di riforma della Costituzione. E dall'altra parte, per le altre materie, il Senato potrà, a un terzo dei richiedenti, poter esaminare una proposta di legge che arriva dalla Camera, avrà questa facoltà 10 giorni di tempo per esaminare, 15 se si parla di leggi ex articolo 81 di bilancio, e poi fare proposte negli ulteriori 30 giorni. Quindi vuol dire che il Senato, molto probabilmente, quasi sempre, su tutte le materie, a parte quelle che ho già detto prima, che sono 16, e che appunto rimarrà tutto come prima,
potrà prendersi 40 giorni per fare le proposte di modifica e rimandarle alla Camera. Quindi alla fine lei dice non è più bicameralismo paritario, ma è un bicameralismo comunque abbastanza... È bicameralismo confusionario, perché si creano un sacco di procedimenti legislativi, dai 7 ai 13, secondo alcuni costituzionalisti. Ci sarà comunque una pronuncia del Senato e la Camera si dovrà ripronunciare su qualcosa che ha fatto il Senato. Quindi assolutamente si crea più confusione e non cambia praticamente il tempo che passa. Ecco, l'estrema sintesi di quello che ha detto Vittorio Ferraresi è passiamo da un bicameralismo paritario a un bicameralismo confusionario con questa riforma. Lei Marattino ovviamente ritiene che non sia così, perché è per il sì, ci spieghi perché. Provo a spiegarlo. Siamo l'unica repubblica parlamentare al mondo a avere il bicameralismo paritario, tranne la Romania. Sbaglia tutto il mondo o sbagliamo noi? Il fatto che una legge debba essere approvata allo stesso modo da due Camere che fanno la stessa cosa è un fattore che poteva andare bene 70 anni fa, perché dopo la guerra bisognava in qualche modo rallentare il processo decisionale. Adesso la società va più veloce, abbiamo bisogno di rispondere in fretta ai bisogni dei cittadini. Noi in Parlamento abbiamo disegni di legge importanti che sono bloccati proprio dal fatto che Camera e Senato si rimpallano ogni volta che si tocca una virgola di una legge. In più, spesso ci sono maggioranze diverse in Camera e Senato, perché l'elettorato attivo e passivo è diverso di Camera e Senato, questo non si dice mai. Allora, per evitare tutto questo, facciamo come fa il resto del mondo. Una sola Camera dà la fiducia al governo, una sola Camera ha il potere di fare le leggi, l'altra Camera che cosa diventa? Diventa la casa degli amministratori locali. Oggi un amministratore locale è spesso a Roma, ma o va a bussare alla porta del ministro suo amico, o va in sedi amministrative, le conferenze Stato-Città, Stato-Regioni, questi tavoloni in cui c'è solo potere amministrativo. Dov'è la casa legislativa di un amministratore locale che costituisce parte di questa Repubblica? Noi li portiamo in Senato a zero indennità. Non prendono altri soldi. L'immunità parlamentare non esiste più da diversi anni, sono solo alcune garanzie funzionali che esistono in tutti i paesi del mondo tranne la Turchia, per intendersi sono quelli di cui si avvalgono spesso gli esponenti dei 5 Stelle quando vengono querelati, no? Si avvalgono di quelle stesse guarentigie per evitare i processi. Diventa il Senato, diventa la casa delle autonomie locali, potrà esprimersi solo sulle materie molto grandi. L'articolo 70, basta leggerlo, viene fatto del terrorismo su questo articolo, leggetelo, vedete se non lo capite. Si può capire materie grandi ma non materie di secondo piano, perché se tratta di cambiare la Costituzione o ratificare i trattati internazionali o cambiare la legge elettorale, non è solo una questione dello Stato, è una questione della Repubblica, quindi anche degli amministratori locali, e poi sulle materie che riguardano l'ordinamento degli enti locali. Sulle altre materie è vero che può esprimere un parere consultivo, come già adesso ci sono decine di organismi che danno pareri consultivi. Viene fatto in tempi certi, entro 40 giorni. Non è vero che la Camera dovrà rivotare, quindi non è semplicemente vero che rimane il bicameralismo perfetto. Viene fortemente ridimensionato per poter rispondere più velocemente ai bisogni dei cittadini. Velocità, semplificazione sembrano essere, diciamo, le ragioni, governabilità, le ragioni avanzate da chi ha proposto questa riforma, che lo ricordiamo è stata votata e approvata dal Parlamento, anche se non con i 2/3 del Parlamento ma con la maggioranza assoluta. Quindi ecco la necessità, o meglio l'opportunità, di questo referendum. Restiamo sul Senato, e quindi abbiamo capito che non scompare il Senato, ma la riforma ridisegna un nuovo Senato, il Senato delle Regioni. Ecco, perché un Senato delle Regioni va bene per chi propone questa riforma e per invece non va bene per chi si oppone a questo punto della riforma? C'è una necessità di una rappresentanza dei territori, una Camera Alta che sia espressione dei territori, come nella maggior parte dei paesi che hanno, diciamo, una Camera Alta e una Camera Bassa, o non c'è necessità? Partiamo da Martino. Ma io ho fatto l'amministratore locale, come ricordavate, qui a Ferrara per 10 anni, è stata una palestra insostituibile, e a Roma quando andava il sindaco Tajani, o andavi da uno che conosci o andavi in un posto, ripeto, dove hai solo poteri amministrativi tramite l'ANCI, fra l'altro, che è un'associazione di categoria dei comuni. Ma io voglio da cittadino, quindi noi parliamo per chi ci ascolta, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che vede tutti i sindaci, rappresenta i comuni, però sono...
Io voglio, sogno da cittadino, un luogo legislativo in cui ci siano gli amministratori locali, che sono stati eletti dai cittadini, fra l'altro, per fare i consigli regionali e i sindaci, e che in quanto consigli regionali e sindaci rappresentano le autonomie locali. Perché vorrei, soprattutto considerato che il titolo quinto invece riporta allo Stato alcune competenze, forse dopo ne parliamo, voglio controbilanciare questo col fatto che quegli amministratori locali sono chiamati a Roma a esprimersi, ripeto, o su grandi questioni che riguardano la Repubblica o sulle questioni che riguardano le loro autonomie. C'è stato bisogno, in questi anni di federalismo finto, secondo me, c'è stato bisogno di ripensarlo come abbiamo strutturato il federalismo. Così facendo si dà una voce importante a coloro che fanno i consigli regionali e i sindaci. Non è vero che fanno un doppio lavoro, perché il Senato non sarà più lo stesso di adesso, si esprimerà su circa il 3% delle leggi. Il Senato sarà formato da 100 senatori, 100, non 74, più da 74 consigli regionali, 21 sindaci, 5 nominati per 7 anni al Presidente della Repubblica, non prenderanno una lira, ecco uno dei risparmi della riforma costituzionale, e potranno essere chiamati, ripeto, a esprimersi sulle questioni che riguardano la Repubblica e le loro questioni. Sono già a Roma gli amministratori locali, ripeto, ma ci sono in maniera inefficiente. Verranno più o meno lo stesso tempo che vengono adesso, però in una funzione che ha una dignità costituzionale che secondo me è necessaria, perché la Repubblica non è solo lo Stato, è lo Stato, regioni, città metropolitane e comuni. Forse ce lo siamo dimenticati troppo in questi anni. Non c'è bisogno di un Senato delle regioni, delle autonomie, dei territori ferraresi? Perché questo no a questa diversa, diciamo, forma di Senato? Tanto per rispondere un attimo a due cose che sono state dette in precedenza, le proposte di legge che vengono fatte, per quanto riguarda la scorsa legislatura, su 390 proposte di legge, solo 300 circa hanno fatto più di due passaggi. Per quanto riguarda questa legislatura, invece, su circa 240 proposte di legge, solo 5 hanno fatto più di due passaggi. Quindi il discorso del ping pong è un discorso che non esiste. Semplicemente, se c'è una maggioranza che vuole alcune proposte, come la legge Boccadruti per farsi intascare 45 milioni di euro di rimborsi elettorali senza bisogno di rendiconto di bilancio, passano un giorno e mezza giornata, quindi un giorno e mezzo. La riforma Fornero 16 giorni è stata approvata, lodo Alfano 25 giorni è passato, mentre per esempio la legge sulla class action, la legge sulla prescrizione, la legge sulla tortura, per stare proprio in tema di Ferrara, ancora stanno al Senato da più di due anni, quindi è la volontà politica e non certo la Costituzione che impedisce a certe leggi di andare avanti. Detto questo, la Camera negli ultimi periodi ha lavorato un giorno e mezzo a settimana, invece di lavorare 5 giorni, un giorno e mezzo, e poi diciamo che bisogna essere più veloci. No, bisogna lavorare di più. Detto questo, il Senato sarà composto da consiglieri regionali e sindaci che saranno tolti dai loro territori, dai loro impegni ovviamente molto impegnativi, e saranno mandati al Senato addirittura a lavorare nelle commissioni. Attenzione, sì, è vero, l'indennità non gliela danno perché dovrebbero pagare due volte, e credo che Renzi sia contro i doppi incarichi, salvo poi approvare questa riforma costituzionale. Però nel frattempo ovviamente prenderanno non solo l'immunità di cui parlavo prima, cioè l'autorizzazione per essere arrestati sarà chiesta alla Camera d'appartenenza, l'autorizzazione per essere intercettati sarà richiesta alla Camera di appartenenza, ma ovviamente prenderanno tutti i rimborsi esentasse, perché i costi del Senato, i costi maggiori, sono quelli ovviamente della struttura, dei privilegi, dei rimborsi che loro prenderanno senza pagare una tassa. Quindi non è tanto ovviamente il discorso dell'entità quanto il discorso dei rimborsi. Quindi basterebbe votare la proposta del Movimento 5 Stelle che chiede il dimezzamento degli stipendi parlamentari per risparmiare 87 milioni di euro, 30 milioni di euro in più di quello che avviene toccando la Costituzione. Detto questo, il Senato non è una Camera che rappresenta le regioni, è una Camera politica. I senatori e i sindaci rappresenteranno i partiti di appartenenza, non le regioni, non è come in Germania. Detto questo, un'altra cosa che è stata detta prima che non è vera è il fatto che le maggioranze rimarranno uguali. Falso, perché il Senato, via via che passeranno gli anni, ci saranno i rinnovi dei consiglieri regionali e dei sindaci, cambierà, quindi cambierà eventualmente anche la maggioranza, quindi anche questa cosa ovviamente non è vera. Scusa Stefano, volevo chiedere una cosa. Il Senato, diciamo, rappresentato dalle giunte invece che dai consiglieri, era il testo primitivo, diciamo, della proposta di riforma costituzionale, poi è stato il Parlamento ad intervenire modificando. Ecco, e sì, quindi i senatori non saranno eletti ovviamente dai cittadini, ma saranno ma è stato il Parlamento, cioè nel suo insieme, quindi un voto democratico, una delibera democratica a volere questo, questa forma di senso. Il ruolo dell'informazione dovrebbe anche essere quello di correggere quando si dicono sciocchezze. I risparmi della riforma costituzionale non sono 50 milioni, quelli sono solo quelli del Senato.
Poi bisogna aggiungere il fatto che i consiglieri regionali che in questo paese arrivano a prendere 15.000 euro al mese verranno ridotti a livello del sindaco capoluogo, verranno a deporre di quella regione, verranno aboliti i rimborsi, il Senato funzionerà a costi minori, l'ufficio bilancio del Senato non avrà più ragione di esistere, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo, le maggioranze sono diverse, ma il Senato non è più quello di adesso, fa un altro lavoro. Adesso è un problema avere maggioranze diverse perché fanno la stessa cosa, ma siccome sarà un altro Senato che farà cose diverse, è evidente che non è un problema di maggioranze diverse. E infine, la questione dei senatori non eletti. Sappiamo bene che i senatori verranno nominati dai consigli regionali, ma indicati dagli elettori secondo quello che politicamente è stato chiamato il lodo Fornero Chiti. Si è detto chiaramente, in America il Presidente della Repubblica, no, il Presidente, scusate, degli Stati Uniti, non viene eletto dai cittadini, viene formalmente eletto dai grandi elettori, ma ovviamente viene nominato dai cittadini. Sarà una cosa simile in Italia, quando un cittadino verrà chiamato a eleggere il consigliere regionale darà anche indicazione di quale fra quelli consiglieri vuole che vada in Senato. La nomina verrà ratificata dal Consiglio regionale, punto. Volevo solo aggiungere un elemento, perché era l'altro elemento su cui appunto volevamo intervenire, chiedervi un intervento, che è questo: le modalità di elezione che ovviamente sono demandate una legge dello vanno, Stato. Certo. Esatto, cioè vanno oltre le modalità di elezione dei futuri senatori che verranno, come diceva Marattin, secondo il progetto di legge Fornaro-Chiti, indicati dagli elettori nel momento in cui eleggeranno i consiglieri regionali. Questo è una possibilità che secondo il Movimento 5 Stelle è accettabile, secondo il fronte del no, oppure sono comunque da considerare dei nominati? Questo è l'altro elemento che volevo introdurre. Allora, prima cosa, visto che intanto, e poi replichiamo delle qualche sciocchezze, Renzi aveva detto che con questa riforma si risparmiava 1 miliardo di euro, la Boschi 500 milioni di euro, l'altro giorno la Ragioneria dello Stato 57 milioni di euro. Solo il Senato, per favore, ricostruiamo la verità. Fammi finire, solo un pezzo della riforma, non allora, dire sciocchezze. Un miliardo Renzi, 500 milioni la Boschi, 57 milioni di euro la Ragioneria 57 dello Stato. 57 è solo un pezzo della riforma, per posso favore. Finire? No, ma posso, se, non no, dici, posso se dici delle cose sbagliate non puoi finire. E tu ne hai dette tante, ma non ti ho interrotto. 57 milioni è posso, solo posso un finire? Pezzo della riforma. Posso finire? Se posso la Ragioneria finire, se no, un'altra cosa. Lascio parlare solo lui e parla solo lui. Detto questo, Matteo Richetti, un suo collega, non uno del Movimento 5 Stelle, ha continuato, ha affermato l'altro giorno in trasmissione televisiva che sono 50 milioni di euro. Detto questo, la parificazione tra consiglieri regionali e sindaci con lo stipendio avverrà, come ha detto lui, ma ci sono regioni che l'hanno più alto e regioni che l'hanno più basso, quindi ci sarà una parificazione, non ci sarà nessun risparmio. Detto questo, il fatto della maggioranza, l'ha detto Marattin, che è un problema della maggioranza Senato-Camera, non certo io, e comunque ci sarà un cambiamento. I senatori, ovviamente, oltre ad acquisire questi privilegi, i rimborsi esentasse rimarranno. Cioè, se io devo andare a Roma a lavorare, se devo stare avere dei collaboratori, affrontare delle proposte di legge, chiaro, tutti i rimborsi, e oltretutto, chi li voterà questi rimborsi? Gli stessi senatori. Quindi saranno loro stessi a disciplinarsi i rimborsi. Ma noi abbiamo fatto questa diffidenza nei confronti dei politici. Di diffidenza e mancanza di fiducia ce l'ho. Però poco fa diceva... Il Senato, ovviamente, non sarà una Camera che rappresenta le regioni, ma sarà una Camera politica, e questa Camera politica sarà nominata dai partiti. Le modalità sono successive. Il fatto che qualcuno abbia presentato una proposta di legge che al momento non ha nessuna efficacia non vuol dire assolutamente nulla, perché domani, come si rimangiano la parola su, per esempio, sul fatto che andavano a casa se si votava no e invece si è già rimangiato la parola, o sul fatto del tagliarsi lo stipendio, Renzi era prima favorevole, poi ha detto no, noi non ci fidiamo ovviamente, e al momento non c'è nulla di certo. Non siamo in condizione di fare i conti, però. No, sulla... non siamo in condizione di fare i conti, no, però. Ma siamo in condizione di guardare il documento della Ragione Generale dello Stato, invito i cittadini a farlo. Si parla di 49 milioni, se non ricordo male, risparmi derivanti dall'operazione sul Senato. La riforma è fatta di altri pezzi. Ora, non ci sarà risparmio sui consiglieri regionali. C'è una regione italiana, non dico quale, anche perché non me la ricordo esattamente, fra due, in cui i consiglieri regionali prendono 15.000 euro al mese. Il sindaco del comune capoluogo ne prende 2.008. Dopo la riforma, quei consiglieri che ora prendono 15.000 ne prenderanno 2.008. Spiega anche perché sono contrari. Come si fate a dire che non c'è un risparmio passando da 15.000 a 2.008?
So che con i numeri il Movimento 5 Stelle non è mai proprio a suo agio, però da 15.000 a 2008... con le regioni che prendono di meno, semplice. Nessun consigliere regionale prende meno di un sindaco comune capoluogo in Italia. Controllate, andate a guardare i numeri, certo. Io so che è difficile. Qual è la regione che prendono 15.000? Bene, sono varie, guardate, sono sullo speciale, non è toccato. Esatto, non vi sono regioni del sud Italia dove l'indennità dei consiglieri regionali arriva fra i 12 e i 16 mila euro al mese. Controllate quant'è lo stipendio di un sindaco capoluogo di quelle regioni. Siamo già entrati nel tema che abbiamo anticipato alcuni temi e parliamo allora di questo, come dire, rischio che è stato paventato a più riprese dai fautori del no, e cioè della possibilità, diciamo, di un rischio di deriva autoritaria che sarebbe creato, diciamo, dall'intreccio, dal legame, non dire l'espressione tecnica è combinato disposto, che nessuno capisce. Ci eravamo ripromessi di non usare. Ecco, comunque, da questo intreccio fra legge elettorale varata al Parlamento, il cosiddetto Italicum, e riforma costituzionale, cioè c'è una possibilità di un deriva autoritario. Ecco, ed è proprio di queste settimane all'interno del PD, della direzione nazionale del PD, si è creata questa commissione che comprende sia i sostenitori della riforma, sia quell'area interna al PD nazionale che si è schierata per il no. Ecco, si è creata questa commissione per verificare delle modalità di cambiamento della legge elettorale. E proprio nell'ultimo giorno della Leopolda Fiorentina di Renzi, Cuperlo, come rappresentante all'interno della commissione del no, ha accettato un documento che è stato redatto all'interno di questa commissione. Ora, Ferraresi, lei diceva che questa apertura, no, alla modifica, che accoglie molti dei suggerimenti e molte delle richieste che sono state avanzate dai sostenitori del no, lei dice non è accettabile perché è un impegno che noi non possiamo, su cui non possiamo mettere, diciamo così, che non è credibile, è così? Al momento non c'è nulla di concreto, non c'è nulla di approvato, non c'è nulla, c'è solo una promessa che è stata fatta per accaparrarsi per due denari, diciamo, Cuperlo e quegli altri pochi che si lamentavano un po', con uno scambio che secondo me è assolutamente aberrante, cioè il fatto di giocarsi la nostra Costituzione, la nostra carta fondamentale, e questi cambiano voto sì o no, perché magari gli si fa una promessa, perché magari gli si dà un vantaggio, perché magari gli si dà la rielezione, cioè allora stiamo parlando veramente di cose misere. Al momento non c'è niente, al momento i senatori, ripeto, rispetteranno e riporteranno la volontà del partito politico e niente più. E quindi questo è un grave attacco, soprattutto al nostro articolo fondamentale, articolo 1, sovranità appartiene al popolo. Ma cosa vuol dire sovranità appartiene al popolo? Che io come cittadino voglio indicare un nome e cognome sulla scheda, voglio avere una vicinanza rispetto a chi mando in Parlamento e voglio che quel rappresentante porti la mia voce e non porti la voce magari del partito, di qualche banca, di qualche lobby. Allora questo vuol dire stare vicino, diciamo, alle istituzioni. Vuol dire che c'è anche un altro tema, Ferraresi, certo, che è questo, il rapporto con l'Italicum, no? Tra questa riforma costituzionale, però mi sembrava che volesse, certo, impostare però più su quello anche, che è stato detto. C'è anche accanto il tema della legge elettorale, cioè l'Italicum, esatto, considerata una legge che premio di maggioranza troppo forte, forse ballottaggio in modo imprudente, diciamo, darebbe troppo potere a una futura maggioranza di governo. Su questo, certo, anche vorremmo capire un po' la sua posizione e poi dopo chiederemo ovviamente questo anche binomio Martina. Ovviamente è molto pericoloso, perché invece di dare più potere a una riforma della Costituzione, come noi vorremmo su alcuni punti, dare più potere al popolo, dare più diritti al popolo, va nella direzione di dare più diritti e più poteri a un uomo solo, Matteo Renzi, e chi verrà dopo di lui, o al suo partito politico. Perché? Perché avvicinando appunto questo Senato, che in questo momento è totalmente nelle mani del PD, ha una legge elettorale, l'Italicum, che doveva essere la legge più bella del mondo, salvo poi dire che la vogliono modificare, una legge che veramente quella lì non si vede in alcun'altra parte del pianeta, forse solo in Ungheria. Questa legge dà praticamente a chi vince, anche se è una minoranza del paese,
54% dei seggi, 340 seggi, cui potrà decidersi questa maggioranza, tutti i regolamenti e anche gli statuti delle opposizioni, tutte le volte che ci sarà da decidere ovviamente di dare la fiducia al governo saranno loro a darla, e quindi questo combinato tra Senato e la Camera, tra l'altro anche dichiarazione dello stato di guerra, cosa non così leggera, saranno un unico partito a poterla dare in questo momento, e anche in questo senso una certa facilità dal settimo scrutinio a eleggere il Presidente della Repubblica e gli organi di bilanciamento costituzionale. È una riforma filo Renzi, filo governo Renzi. Onestamente risulta veramente difficile comprendere queste parole. Si sta dicendo che chi vince le elezioni non ha la possibilità di governare. Cioè, si rappresenta come scandalo il fatto che un partito che prenda il 50% più uno dei voti al ballottaggio degli italiani, è uno scandalo il fatto che può governare, che può approvarsi una legge. L'Italicum è una legge elettorale che dà, se vinco il ballottaggio, 24 parlamentari di maggioranza. Diciamolo così, non 3,40, 3,40 è livello assoluto. Ne dà 24 in più rispetto a chi perde. Ci sono stati purtroppo 260 cambi di casacca in questa legislatura. Stiamo dicendo che 24 parlamentari di maggioranza è una deriva autoritaria. E comunque, al di là di questo, la politica e il Parlamento deciderà... In realtà la tesi del no è vengono dati questi parlamentari di maggioranza a uno schieramento che, per come è fatto il sistema tripolare italiano e come è fatto l'Italicum, rischia di non avere una rappresentanza sufficientemente forte in Gran Bretagna. In Gran Bretagna per anni il primo ministro, come sempre accade, ha preso il 20-25% del voto popolare e ha governato senza che nessun matto, neanche un matto, si sia sognato di dire che è una deriva autoritaria. E poi chi l'ha detto? Se al ballottaggio vanno PD e 5 Stelle e vota la gente che va a votare, il PD prende il 50% più uno, perché in realtà non dovrebbe essere legittimato? Ma guardate, l'Italicum lo modificherà il Parlamento se lo ritiene, proprio perché sono sciocchezze dire che comanda uno o comanda Renzi. Renzi l'Italicum lo vorrebbe anche tenere, però è sovrano del Parlamento, deciderà il Parlamento. Ma chiediamoci che genere di democrazia vogliamo. Per 40 anni questo paese ha avuto una democrazia che i cittadini votavano... L'impegno però è stato preso all'interno di questa commissione. Sì, se si trova la maggioranza del Parlamento, il Parlamento è sovrano, come è ovvio. Per 40 anni in questo paese abbiamo avuto una democrazia in cui i cittadini votavano un partito e poi il governo lo si faceva in una stanza al chiuso, i segretari di partito. Nella Seconda Repubblica abbiamo avuto cose miste. Io sogno una democrazia in cui ci presentiamo alle elezioni, i cittadini decidono se governa Marattino o Ferraresi. Marattino o Ferraresi, con la legittimazione popolare, per 5 anni possono governare senza sottostare ai ricatti dei partitini. Nel frattempo tutte le garanzie possibili per l'opposizione, che controlla, si prepara alla prossima sfida, e dopo 5 anni la parola torna agli elettori. Che cosa abbiamo fatto come paese di così male per non avere una democrazia decidente così come funziona in tutto il mondo? Perché addirittura parliamo... La modifica all'Italicum prevederebbe la possibilità che il premio in maggioranza fosse di coalizione, allora a quel punto il problema dei partiti... Ripeto, deciderà il Parlamento, però io sogno una democrazia in cui il governo e chi governa per 5 anni lo decidono i cittadini, non i segretari di partito. Perché questo paese ha problemi talmente grandi che noi abbiamo bisogno di governi che abbiano un orizzonte temporale, come hanno nel resto del mondo, 5 anni, noi abbiamo avuto 63 governi in 70 anni, per forza non siamo riusciti a risolvere i nostri problemi. Che tipo di democrazia sogna invece lei, Ferraresi? Io sogno una democrazia in cui ovvio che i cambi di casacca e le cadute di governo non è un problema della Costituzione, è un problema di chi si elegge in Parlamento e dei partiti che in questi anni hanno distrutto il Paese e hanno fatto questi cambi di casacca ovviamente per tenersi la poltrona, ma non è colpa della Costituzione, si addossa tutto alla Costituzione in realtà, o alla legge elettorale, in realtà la colpa è dei partiti. Cioè, se ci sono i cambi di casacca, se ci sono i cambi di governo, non è una problematica che noi dobbiamo affrontare come procedimentale, diciamo, ma strutturale dei partiti. Allora devono cambiare i partiti, semmai, non ovviamente la Costituzione. Detto questo, è ovvio che il cittadino che viene tolta a cui viene tolta la possibilità di eleggere con nome e cognome il proprio rappresentante, e non solo succede al Senato, attenzione, succede anche nell'Italicum, perché nell'Italicum diciamo tutti i membri dell'opposizione saranno nominati da capilista, che si potranno farsi eleggere addirittura in 10 collegi diversi, e anche i capilista della maggioranza, quindi circa salvo il 2/3, ovviamente, salvo modifiche perché prima era la legge 4 dicembre, ricordiamolo, prima la legge
era la si legge... vota sulla legge elettorale del quesito. Certo, è stato introdotto. Quindi circa il 2/3 dei parlamentari saranno di nuovo nominati dai partiti e non dai cittadini. Allora è questa la democrazia che voglio, in cui il cittadino conta, in cui il cittadino mette un nome e cognome, e se il suo rappresentante che va in Parlamento fa qualcosa di male, lo prende per la giacchetta e gli dice: ma cosa stai facendo? Io voglio questo tipo di democrazia che avvicina i cittadini allo Stato e non allontana i cittadini allo Stato, facendo decidere tutti ai governi, ovviamente ai partiti politici. Va bene, passiamo al titolo quinto, anche perché noi ci arriviamo sempre, diciamo, al tema, diciamo, della selezione della classe politica, che però è un tema che non si risolve con nessuna riforma costituzionale, con nessuna riforma politica, quindi bisogna utilizzare altri strumenti. La riforma del titolo quinto è un altro tema, diciamo, forte di questa riforma costituzionale, che qualcuno chiama controriforma, perché c'è stata già una riforma del titolo quinto nel 2001 che ha dato molti poteri alle regioni, oltre che una grande autonomia finanziaria ed economica, ha assegnato il potere di legiferare su molte materie che invece adesso vengono di nuovo riportate, diciamo, allo Stato centrale, quindi c'è un ritorno al centralismo anche perché si è detto c'è una frammentazione, diciamo, di potere, di responsabilità e di legislazioni che interferisce con invece il governo dello Stato e anche con i diritti dei cittadini, perché crea diritti diversi per regioni diverse. La riduzione delle materie di competenza delle regioni dovrebbe eliminare anche l'ingorgo che si è creato fra competenze delle regioni e competenze dello Stato, e quindi tutti i contenziosi su cui si è dovuta pronunciare la Corte Costituzionale. Allora, non so se siamo arrivati a far parlare prima Ferreggio, ma Martin, diciamo, questa riforma del titolo quinto, che modifica la riforma che era sempre di un governo di centrosinistra, quella del 2001. Perché dovrebbe funzionare e con quali, diciamo, obiettivi e margini anche di certezza, diciamo? Ma ti voterei sì anche solo per questa parte della riforma, la più importante secondo me. Questo fu un errore fatto dal centrosinistra nel 2001, diciamocelo subito, perché non è che si prendono competenze regionali e lo si portano allo Stato. Nel 2001 si disse, ecco perché questa riforma ha a che fare con come funzionano le nostre istituzioni pubbliche. Nel 2001 si disse, ci sono cose che fa lo Stato, ci sono cose che fanno le regioni e poi ci sono cose che fanno un po' tutte e due, poi vediamo come. E questo ha creato non solo il conflitto di fronte alla Corte Costituzionale, ma anche che in quelle materie, poi vediamo come, non si è fatto quasi nulla. Fu un errore grosso, e allora questa riforma prende praticamente quasi solo quelle competenze, poi vediamo come, e le riporta allo Stato. Di cosa stiamo parlando? Politiche del lavoro, politiche industriali, tutela della concorrenza, infrastrutture strategiche, energia, ambiente, turismo, tutela della salute. Ma stiamo dicendo che nel XXI secolo queste materie devono essere appannaggio di 20 regioni diverse? Stiamo dicendo che se io costruisco un'infrastruttura che attraversa 3 regioni devo passare attraverso 3 competenze diverse? Questo è veramente un modo di sistemare la nostra Repubblica. Chi fa cosa? Lo Stato fa questo, le regioni fanno questo, chiarezza, nessuna ambiguità, nessuna perdita di tempo, porti e aeroporti. Perché una nave che arriva dal canale di Suez oggi, piuttosto che attraccare in uno dei porti italiani, trova più conveniente fare il giro e andare a Rotterdam, facendoci perdere migliaia di miliardi nel corso ovviamente degli anni e dei decenni? Perché i nostri porti non sono competitivi. I porti sono una di quelle competenze che sta in mezzo fra Stato e Regione. Per fare qualcosa devi mettere d'accordo tutti. Nel mondo per come è diventato, in cui anche i porti sono fattori di competitività, la responsabilità di rendere quel sistema competitivo non può che essere a livello nazionale, certo facendo sì che le regioni siano le più coinvolte possibili. Si toglie autonomia alle regioni o si fa invece più chiarezza e si rende più incisiva la competitività del nostro paese con questa riforma? Questa riforma ovviamente da una parte sarà una grandissima fregatura perché non cambierà assolutamente nulla, dall'altra invece sarà uno strapotere da parte dello Stato che potrà in qualsiasi maniera, per qualunque opera, intervenire, superare regione, comune, comitati di cittadini e imporre magari un'opera che ritiene di interesse strategico e militarizzando l'area e facendo arrivare magari una mega discarica, una mega centrale, trivelle e qualsivoglia altra opera impattante che distrugge l'ambiente e la salute dei cittadini. Dall'altra parte una fregatura perché
Queste competenze ovviamente concorrenti saranno cancellate, ma intanto il contenzioso tra regioni e Stato è stato notevolmente risolto dalla Corte Costituzionale e quindi in tutti questi anni si è alleggerito perché ovviamente ci sono date delle risposte e quindi ha creato meno contenzioso. Dall'altra non cambierà assolutamente nulla. Perché? Perché per esempio sulla sanità la riforma della Costituzione dice che lo Stato emanerà ovviamente leggi come norme generali che ovviamente creeranno un perimetro. All'interno di questo perimetro, ovviamente, i piani organizzativi di pianificazione saranno comunque fatti dalle regioni, quindi non ci sarà nessun cambiamento effettivo, rimarrà tutto come prima, anche perché questi dislivelli, se tanto vogliamo parlarne, le regioni d'Italia, tutte quelle rosse, sono governate dal Partito Democratico, quindi se vogliono veramente risolvere, non so, la sanità in Sicilia, in Calabria, in Campania, lo possono tranquillamente fare, non è colpa della Costituzione. L'articolo 32 che tutela la sanità e la salute pubblica come interesse fondamentale del cittadino già c'è, semplicemente basta applicarlo. Se non siete in grado non è colpa della Carta Costituzionale. Bene, colpa della mancanza di consenso politico all'interno dei partiti di maggioranza, soprattutto di governo. Ma adesso noi dobbiamo chiudere questo spazio referendum e diamo un minuto a ciascuno per dire a chi ci segue perché votare sì, per chi votare no, così c'è anche la possibilità, diciamo, di controbattere. Un minuto. Il 4 dicembre non si vota per la carriera politica di questo o quell'esponente politico. Se si è del PD e si vuole mandare a casa Renzi come segretario del PD, fra 12 mesi c'è un congresso del PD e fra 14 mesi ci saranno le elezioni politiche in cui ciascuno di noi voterà come Presidente del Consiglio, anche se non direttamente, chi vorremmo, Salvini, Grillo, Renzi, Parisi, eccetera. Questa riforma serve ad ammodernare le nostre istituzioni che in 70 anni non sono riuscite a stare a passo col cambiamento della società. Serve a farle funzionare meglio, serve ad allinearci al resto del mondo, serve a definire con maggior chiarezza cosa fa lo Stato e cosa fanno le regioni, serve a far funzionare le istituzioni a costi minori e serve avere un po' di equità anche nella maniera in cui si pagano, ad esempio, i consiglieri regionali. Questa non è una riforma per mandare a casa questo o quel partito o quel politico, e chiunque voteremo come Presidente del Consiglio, come partito che lo esprimerà, dovrà avere fra le mani una macchina istituzionale adeguata a questo secolo e non a quello precedente. E votiamo sì, secondo me, anche per dimostrare che non siamo sempre il paese delle chiacchiere. Se voi guardate, sono 35 anni che tutti gli esponenti politici di qualsiasi schieramento chiedono una riforma costituzionale da questi tratti. Allora votiamo sì per dimostrare che una volta tanto non siamo il paese che è solo in grado di parlare e mai di fare i fatti. Secondo noi questa riforma costituzionale attaccherà i diritti fondamentali dei cittadini, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto a vivere in un ambiente salubre. Per noi è necessario un cambiamento per dare più potere ai cittadini, ma un cambiamento in meglio, non un cambiamento in peggio. Questo è un condono delle responsabilità di questo governo che non riesce, anzi sfascia i diritti della Costituzione come il diritto al lavoro e dà la colpa alla Costituzione. Invece di lavorare 5 giorni si lavora un giorno e mezzo, invece di tagliare gli stipendi dei parlamentari come chiede il Movimento 5 Stelle, si va ad attaccare i nostri principi democratici. Allora noi crediamo che un governo che ha fallito si debba ovviamente ritirare, non dare la colpa alla Costituzione e soprattutto non si va dato più potere a questo governo. Noi crediamo che i senatori possano essere eletti con nome e cognome, non nominati dai partiti, non bisogna dare a loro stessi l'immunità parlamentare, bisogna fare in modo che i rimborsi siano equi. Ecco, questi sono i risparmi della politica che noi vogliamo e vogliamo soprattutto che il cittadino partecipi, che il cittadino possa indicare un proprio rappresentante e vivere la vita politica del nostro paese. Quindi il 4 dicembre noi siamo per votare no a questa riforma che non cambia in meglio ma cambia in peggio. Noi naturalmente siamo arrivati alla conclusione e ringraziamo Vittorio Ferraresi del Movimento Onorevole del Movimento 5 Grazie. Stelle e Luigi Marattini, consigliere economico di Palazzo Grazie Chigi, per averci aiutato a chiarire le diverse posizioni e i contenuti di questa riforma su cui saremo chiamati a pronunciarci. Abbiamo 4 puntate, questa era la prima, la prossima, segnatevelo, è martedì alle 21.30, sempre su Telestense. Avremo 2 illustri giuristi, Roberto Bin, costituzionalista, Alessandro Somma, docente di sistemi giuridici comparati, entrambi dell'Università di Ferrara, che si pronunceranno anche in questo caso per il sì e per il no. Arrivederci, arrivederci a tutti e grazie a voi. Buonasera, grazie. Grazie.